Questo perché? Questo perché dobbiamo pensare in presentazione, per sfuggire alla trappola dell'essenzialismo da cui Spivak ci mette in guardia dicendo appunto, parola d'ordine, forse hai già sentito, l'essenzialismo può essere solo strategico, e quell'essenzialismo strategico per Spivak è un errore necessario, è uno strumento, nel senso più, direi quasi militare del termine, se dobbiamo concepire la politica come una battaglia, e quindi la strategia, l'essenzialismo può essere una strategia, può essere un mezzo in vista di un fine, ma non può essere mai sposato in toto, quindi Spivak non difende nessun tipo di nozione essenzialista dell'identità. Le identità però possono essere difese, devono essere difese, e devono essere difese soprattutto laddove la difesa dell'identità produce un'alterazione dei rapporti di forza, nel momento in cui la difesa dell'identità altera dei rapporti di dominazione, e quindi, come dire, io posso difendere il diritto delle donne a indossare il niqab in Francia, ma probabilmente mi batterei per un'altra cosa se vivessi l'Arabia Saudita. L'essenzialismo strategico significa anche un'intelligenza specifica del contesto, insomma, una comprensione specifica di qual è il contesto e di qual è la strategia quindi migliore da adottare in quel contesto per alterare i rapporti di forza. Ma è una pratica che Spivak intendeva quasi una pratica performativa, quindi performiamo l'identità, questa identità non ci appartiene mai con essenza, non è un'ipostasi, non c'è nessun tipo di riduzionismo. Quindi dicevamo, da un lato c'è il posizionamento delle subalterne, questo posizionamento impossibile da cui è difficile produrre redenzione, dall'altro c'è il posizionamento delle salvatrici, e lì la frase famosa di Spivak, che era però uomini scuri o uomini marroni non salveranno, no scusate, uomini bianchi non salveranno donne scure da uomini scuri, ecco, diciamo che neanche le donne bianche salveranno le donne scure, perché appunto non è questione di salvezza, diciamo, semmai è questione di lotta consociata. Ma tra questi due poli, quindi fra le donne subalterne e le cosiddette salvatrici, abbiamo un posizionamento più complesso che è proprio quello delle intellettuali postcoloniali. Un posizionamento che Spivak interroga costantemente, viene poi accusata di essere troppo meta, cioè lei intellettuale postcoloniale che riflette sul suo ruolo di intellettuale postcoloniale, viene accusata da altri intellettuali postcoloniali di fare la cosa dell'intellettuale postcoloniale che si interroga su questo. Direi che è abbastanza interessante questo gioco di specchi. Quello che è interessante, al di là poi della dichiarazione di fede di Spivak che non ci interessa, è di nuovo la questione che solleva. Poi la coerenza, non perché la coerenza non sia importante, però credo che l'elemento essenziale è che è stata forse la prima a sollevare un quesito importante su qual è il ruolo degli intellettuali postcoloniali. E per intellettuali, di nuovo, ripeto, non dobbiamo soltanto pensare alle elite dell'Accademia, cioè a chiunque produce sapere all'interno di questo contesto, perché sta comunque sempre rappresentando, parlando per altri, se l'attenzione consustanziale della subalterna è proprio quella di non poter parlare, di essere parlata da altri, di essere ventriloquizzata, ecco, l'intellettuale postcoloniale è proprio quello che continua a svolgere questa funzione, continua a parlare per. Al tempo stesso Spivak non dice zitti, smettete di parlare, zitte. È un processo di mediazione e di negoziazione conflittuale, nel senso che il rischio di parlare per non può inibire la parola. E quindi, di nuovo, un po' come nel caso della traduzione, anche lì c'è una sorta di opacità fondamentale. L'intellettuale postcoloniale sta occupando, sta parlando per qualcun altro, sta rappresentando, e del resto però la soluzione non è rinunciare alla parola, rinunciare alla rappresentanza. Qual è la soluzione? Non lo so, lei non lo dice, e soprattutto se partiamo sempre dal presupposto che non c'è una dinamica immediata di relazione fra l'intellettuale e la subalterna, allora diventa difficile capire cosa dovrebbe innescare un circolo virtuoso, cioè cosa, perché chiaramente dal punto di vista del buon senso, la cosa più ovvia sarebbe dire che nel momento in cui l'intellettuale, tranciamento intellettuale organico, ha una realtà che non è, può essere un partito, un movimento, un gruppo, è costretto a rendere conto, a un rapporto dinamico con il gruppo, tale per cui non può
non sta semplicemente rappresentando, non sta semplicemente parlando per. Quindi la relazione è molto più grande, molto più complessa. Nel caso di Spivak io non so se questo tipo di soluzione, che però è una soluzione, però è avere innescato la dinamica è possibile, perché la polarizzazione mi sembra tale da non consentire lo sviluppo di processi particolarmente dinamici. Due parole su questo discorso della produzione di saperi, perché poi appunto l'intellettuale suona chissà cosa. Edward Said definiva già l'orientalismo come una produzione simbolica e culturale che era coestensiva alla penetrazione coloniale. Ad oggi, in cui di penetrazione coloniale probabilmente non possiamo parlare, però diciamo che comunque la produzione di sapere orientalista o meridionalista, se vogliamo parlare del Global South, è comunque una produzione di sapere che è coestensiva a un certo tipo di penetrazione imperialista, quindi non sarà più coloniale, però i capitali continuano a transitare in una direzione, anche le missioni militari, anche gli interventi governativi, quindi diciamo, non, il fatto che l'era coloniale sia finita non significa che non dobbiamo concepire più il sapere che noi produciamo, noi anche io, in un contesto in cui l'attenzione, la fame, la sete di questi contenuti va di pari passo a un processo invece di appropriazione di altro tipo che avviene appunto per altre vie. Quindi non sto neanche lanciando pietre contro chi di nuovo come me si occupa di questi contenuti dicendo che stiamo facendo il gioco di chissà chi, no, non è questo il problema, non sono temi del complotto. Però esattamente come in caso del discorso faceva Said sull'orientalismo, rendiamoci conto che a prescindere dalla buona fede di chi fa cosa, c'è una realtà macrosistemica di cui tener conto. Cioè, Flaubert va in Egitto perché gli piace l'Egitto, scrive di Kusukhanen perché gli piace quella donna, però quel, visto che poi Flaubert non è uno solo, sono tanti a compiere viaggi di iniziazione in un Oriente fantasticato, quel fenomeno lì, quindi la produzione letteraria, pittorica, culturale, artistica, in senso lato, dice, sai, la dobbiamo comprendere all'interno di una storia macroscopica che è la storia della dominazione coloniale. Io credo che lo stesso discorso vada fatto per la produzione di sapere postcoloniale all'interno di un mondo che è ancora animato dalle velleità, e più che velleità, imperialiste del nord e dell'occidente, con tutte quelle corresponsabilità locali su cui ovviamente l'imperialismo si appoggia. E quindi il rischio degli studi postcoloniali è quello di non solo quello che abbiamo vissuto fino adesso, che in parte in molti contesti continuiamo a vivere, cioè la retizzazione disciplinare, il fatto di non trovare spazio in accademia, essere considerati studi di serie B. Tra l'altro io nella mia vera vita mi occupo di Hegel, e appunto abbinare questa seconda via di studi postcoloniali, no, è una cosa che diciamo stona. Cioè, se studi filosofia, studi cose serie, questa è roba che dovresti tenere da un'altra parte. Quindi è chiaro che c'è un problema di legittimazione di queste discipline, per cui ancora bisogna battersi. Al tempo stesso il rischio è che guadagniamo legittimità entro l'Accademia per queste discipline facendone delle realtà museali, mentre invece il senso, la vitalità di questi studi nascono da un rapporto con la pratica, un rapporto con il movimento, altrimenti appunto finiamo a farne così, dei trofei o delle mummie, nel peggiore dei casi, in Accademia. Un altro fenomeno, diciamo, che va di pari passo a questa, diciamo, fame e sete di sapere, scusate se torno indietro, ma quando dico produzione di sapere postcoloniale, ovviamente non parlo solo di chi, parlo di tutto, cioè parlo della quantità immensa e nauseante di libri che escono appunto su donne islam, sulla condizione delle donne in microcredito, sulla biografia di Bin Laden, fino alle cose che scrivo io o le mie colleghe. Quindi di nuovo pensiamola in termini, cioè è una grande macchina, un grande dispositivo di produzione di sapere, in cui si è affacciato questo fenomeno, che non è nuovo di nuovo, però che va concepito nella sua specificità postcoloniale, che è proprio quello dell'esotismo. Said parla di esotismo quando parla di orientalismo. Graham Hagan, un accademico inglese, ha scritto questo libro titolato Postcolonial Exotic, in cui invece analizza proprio le dinamiche attraverso cui si produce mercificazione e commercializzazione dell'esotico, e di nuovo lì spaziamo dal catalogo del body shop che vende fragranze di ambra prodotte non so dove, a cataloghi di viaggio che ti mandano, non so, a fare vacanze con le Maldive, fino appunto alla letteratura, la moda, la cucina. E anche qui c'è anche una passaggio di Bellux Eating the Other che descrive questi processi proprio di
di fare l'ucinazione dell'altro, cioè appropriarsi dell'altro anche nella modalità più benevola può essere una forma di cannibalismo. Quindi anche l'esotismo affascinato, quello condotto e coltivato con migliori intenzioni, ha sempre intrinsecamente una dimensione divorante, quindi distruttiva, di appropriazione espropriante dell'altro. E quando dico questo, lo dico sempre di nuovo pensando che la linea del colore non è netta, cioè che questo processo di esotismo, di abuso, appropriazione e cannibalismo non viene compiuto solo da donne e uomini bianchi nei confronti di donne di altri colori, ma ci sono anche delle forme di cannibalismo interno, diciamo così. Quindi l'intellettuale toscanese, l'artista toscanese che si appropria di ciò che in qualche modo presumibilmente le appartiene, perché è un prodotto altrettanto non bianco, però il fatto di partecipare al processo di mercificazione e commercializzazione di quel prodotto non è un'operazione pacifica, e quindi se a farlo una donna non bianca non significa che sia un'operazione migliore. Ora, torniamo un attimo a cuore per concludere questo discorso di posizionamenti, finalmente magari dici da che ora è intanto? 4:30. 4:30. Ah, 2 minuti. Allora, sì, vabbè, salto tutto. Una cosa importante voglio dire su questo discorso di posizionamenti. Saltiamo un attimo Google, di cui vi ho detto, il discorso che Google fa è da un lato non prendersela con il femminismo messico occidentale per dire tu che cosa stai cercando nelle subalterne, ma al tempo stesso l'ambizione più a lungo termine che sviluppa quel testo è ovviamente quello di costruire o ipotizzare delle forme di sorellanza globale, se non universale. Però il punto è proprio questo, è che se vogliamo pensare a una sorellanza universale dobbiamo pensare a partire dai posizionamenti. Quindi il posizionamento non è l'elemento essenzialista che impedisce la possibilità di costruire una sorellanza, al contrario, il posizionamento è il punto di partenza imprescindibile per qualunque tipo di discorso associativo globale. E il posizionamento riguarda i corpi per tutto quello che ho detto prima, cioè il posizionamento è spesso iscritto nei corpi, che attraversano lo spazio e andiamo poi con il nastro di quello che dicevo. Quindi la ipotesi di costruire universalità a partire dalla differenza è la scommessa del femminismo transnazionale. C'è tra l'altro qua dentro una bella voce, cioè ci sono tante belle voci, io non le ho neanche nominate tutte, ovviamente c'è la voce sulla subalternità di Angelo Ottavio, c'è la voce sul femminismo transnazionale di Benta Besole, che verrà, un incontro e c'è una voce sul femminismo postcoloniale di Caterina Romeo, che è la sua invitata. Per, insomma, se volete fare un'idea un po' più generale di che cos'è questo femminismo transnazionale, perché adesso non lo dico male, perché vado di corsa, però Morandi lo sviluppa in Feminist Without Borders e appunto che presentiamo. Male, allora, quindi non vi dico proprio niente di questo, visto che lo presentate, volevo invece dire una citazione che dico sempre, a proposito di questo discorso di costruzione delle alleanze. Allora, un contributo importante a questo discorso sul posizionamento viene da Adrienne Rich, una poetessa statunitense, tra l'altro morta quest'anno, che ha scritto un testo intitolato Knows Toward on the Politics of Location, o Note sulla o verso la politica del posizionamento, un testo 86, un testo che di nuovo tematizza la questione del posizionamento, mi invito a fare sempre i conti da dove veniamo. E però anche lei, come Puer, in questo discorso, diciamo che rivendica la centralità del posizionamento, approda a un'esigenza di collettività, che poi è l'esigenza della politica, dal mio punto di vista, cioè intanto politica la fai da solo, e quindi il posizionamento ben venga, ma deve poter essere articolato. E questa frase dice appunto, you cannot speak for me, I cannot speak for us, quindi tu non puoi parlare per me, io non posso parlare per noi, e però due considerazioni, è sempre Rich che parla, non c'è nessun movimento collettivo che può parlare per ognuno di noi, quindi la collettività c'è sempre un elemento di perdita della singolarità nel collettivo, al tempo stesso non c'è nessun movimento di liberazione, no, non c'è nessuna liberazione, diciamo, nessun processo di liberazione che può dirsi soltanto alla mia persona singolare. Quindi da un lato ogni esperienza collettiva ha un elemento di, deve radere al cuore qualcosa del singolare, ma al tempo stesso
la politica non si fa al singolare e quindi la questione delle alleanze globali e dell'articolazione globale del movimento deve essere posta al centro, non solo a livello accademico, ma a livello ovviamente di movimento. Arriviamo alla felicità. Che c'entra, direte voi, la felicità dopo tutta questa parte? Lo dicevi giustamente tu prima, che il libro di Havel, in breve magari ne parliamo se basta, il libro di Havel è un libro che in realtà non dice che cos'è la felicità, come si fa a essere felici. È un libro che tanto si pone in continuità con altri studi che lei ha fatto sulle emozioni, sulla cultura politica delle emozioni, quindi è una riflessione su come vengono distribuiti gli affetti, diciamo così. Questo libro si occupa in particolare della felicità, ma parlando di felicità parla anche di infelicità, e però Ahmed si è sempre divertita, ma non so, però si è sempre occupata di affetti a vari livelli, la paura, l'odio, la vergogna, cioè questi affetti appunto non sono delle cose, cioè non sono delle spillette che ci mettiamo addosso, le dobbiamo concepire sempre in termini relazionali, sono anche delle linee che tracciano dei confini, che creano appartenenza, e tutte queste dinamiche qui ovviamente sono altamente politiche, quindi devono essere comprese in termini politici. Per cui il problema della felicità non è un problema individuale, non è un problema personale, non è un problema di autorealizzazione, c'è una battaglia politica sulla felicità. Sì. Allora, il punto, come dicevo, non è che cosa è la felicità, a me dice... La felicità non importa l'oggetto, sicuro magari nessuno di noi è d'accordo, però la felicità è quello che noi tutti vogliamo. Cioè, se dovessimo dare una definizione formale, tautologica, di cos'è la felicità, è quello che noi tutti vogliamo. Poi su che cos'è in concreto, quello è un altro discorso. E però quello che interessa, quindi, dal punto di vista non è che cosa ci rende felici, ma è come opera questo dispositivo della felicità. Facciamo finta che sia un mio dispositivo e guardiamo nei suoi meccanismi funzionali. La felicità crea delle barriere, crea delle divisioni. Intanto, il titolo, la promessa della felicità rimanda a chi promette qualcosa a qualcuno. Perché non siamo così liberi di immaginarci la felicità, non perché c'è un grande fratello dietro, ma proprio perché viviamo comunque in relazione e quindi se i sentimenti sono dei processi relazionali, siamo stretti a negoziarli e a gestirceli, diciamo, in dei contesti sociali che ci preferiscono. Quindi senza grande fratello esiste il mondo, insomma, non c'è bisogno di dare complotto, c'è un mondo con cui dobbiamo interagire. Allora, il libro, secondo me, è un libro divertente, nell'indice trovate queste figure che emergono da quelli che Amber chiama gli archivi invece dell'infelicità. Quindi contro la cosiddetta happiness turn, cioè la svolta della felicità che Amber riscontra nel tanto pensiero politico contemporaneo, nella psicologia positiva, in Braidotti, nel vitalismo, ma anche nella proliferazione di manuali di self-help che costruiscono appunto questa idea della buona vita, dell'essere felici o stare bene. Ecco, di fronte, secondo lei, a questa linea di pensiero che va dalla cultura mainstream alla cultura politica, alla filosofia politica elevata e che tende a sposare la causa della felicità, Ahmed costruisce degli archivi dell'infelicità. E chi ci mette dentro questi archivi dell'infelicità? Ma ci sono le femministe guastapeste, per l'appunto. Ci sono i queer infelici, ci sono... i migranti malinconici. Ora io avrei usato aggettivi ancora più forti, insomma, il queer infelice o il migrante malinconico, però in realtà sono delle figure, e adesso magari ve le spiego un po' meglio, che riconoscete immediatamente. Cioè la femminista è per antonomasia una guastafeste. Perché la femminista guasta le feste? Perché la femminista è quella che mette in discussione che la felicità possa consistere nei modelli a cui in qualche modo le donne venivano destinate. Per cui banalmente, se storicamente, tradizionalmente, la felicità di una donna consiste nel far felice gli altri, per essere una buona figlia che compie i genitori, una buona madre che fa felice i figli, una buona moglie che fa felice il marito, la femminista guastafeste è quella che mette in discussione che quel modello possa essere felice. E però appunto non si tratta di criticare soltanto, non so, l'immagine della casalinga felice come è stato fatto dalle femministe già, insomma, della seconda generazione, ma anche l'immagine
successiva della donna lavoratrice felice. Perché? Allora, non perché Hamlet voglia guastare per forza la festa, ma cerca di dire che dietro quella pagina della felicità viene dissimulato qualche elemento di infelicità. E l'elemento di infelicità in cosa consiste? Nella rimozione del sacrificio di sé, per esempio, che consentono alla casalinga di sorridere e di presentarsi come modello di donna felice realizzata. Ma nel caso della donna lavoratrice felice abbiamo anche la dissimulazione della infelicità, o comunque almeno probabilità, mettiamo un punto di domanda, di quelle donne che consentono, per esempio all'interno di una ripartizione diversa del lavoro domestico e non, a la donna 1, diciamo, di essere una donna lavoratrice felice. Perché il migrante è malinconico? Il migrante è malinconico non perché porta sfiga, ma perché ha attaccato, quasi incrostato su di sé il peso e le tracce dell'oppressione razzista, coloniale, postcoloniale, e al migrante malinconico l'ingiunzione della felicità chiede di lasciare andare quel dolore, quindi di smetterla di rivendicare, di smetterla di far notare che, di smetterla di sottolineare, testimoniare e perorare la causa delle proprie sofferenze, non solo le proprie sofferenze di che nunc, ma le sofferenze che la condizione di migrante o di soggetto discriminato dal razzismo porta con sé, appunto come proprio una traiettoria storica. Quindi sul migrante malinconico grava l'oppressione di secoli di dolore e di ferite accumulate. Il gay è infelice perché non ha, diciamo, non si realizza in quel modello di famiglia che invece garantisce la felicità. Allora, adesso, a parte le banalizzazioni che sto facendo solo per darvi un'idea di come sono articolati i capitoli di questo libro, il discorso è molto interessante ed è quindi l'idea che la felicità sia da un lato performativa e dall'altro normativa. Performativa nel senso che basta dire che alcune cose possano veicolare la felicità per renderle immediatamente portatori di felicità. Quindi un po' come Remita, che tutto quel tocca diventa oro, il dire che alcune cose portano la felicità le rende di per sé portatrici di felicità. Semplicemente perché appunto la felicità non esiste come essenza. Quindi se viene risignificata in una certa direzione, poi siamo costretti o comunque chiamati a riconoscerla in tutta una serie di oggetti che poi sono dei valori, dei modelli comportamentali, dei modelli di vita. In questo senso è performativa. È normativa proprio perché prescrive cosa ci rende felici e cosa non ci rende felici. Il problema qual è? Perché, diciamo, ci potremmo anche stare in una società in cui qualcuno ci dice cosa fare per rendere felici, purché ci garantisca il risultato. Invece, quello che giustamente Hamlet fa notare è che il diktat, l'imperativo a dover essere felici, pone un problema di altro tipo, e cioè, intanto offre uno spettro ristretto di possibilità entro cui è possibile essere felici, e soprattutto taccia di infelicità tutto ciò che non accetta di conformarsi al diktat della felicità. O meglio, quello che Hamlet dice è non è un elogio dell'infelicità, non dobbiamo essere infelici. La felicità in realtà dovrebbe consistere nel poter essere felici in modi inappropriati. Laddove la felicità viene associata a determinati modi, valori, comportamenti, stili di vita ritenuti appropriati, il diritto alla felicità è il diritto ad essere inappropriatamente felici. Ma accettare il diritto della felicità così come ci viene trasmesso attraverso quelli che Hamlet chiama degli script, cioè dei veri e propri copioni, che poi dovremmo recitare, ha da un lato il limite enorme di occultare e far perdere di vista le tracce dell'infelicità, e quindi quello che non va, e c'è per forza qualcosa che non va, e dall'altro lato produce una deriva di tipo egoista. Cioè, essere felici significa anche essere felici e contenti, e quindi contenti di come stanno le cose, contenti dello status quo e meno disposti a pagare quel prezzo di infelicità e qualche degli altri per provare a cambiare le cose. Io mi anzi, insomma, c'erano altre cose, però non abbiamo ci fatto così almeno stava un po' di scusa. Ci sono domande o chiarimenti, obiezioni?
parole, no? E come inizialmente però è stata, cioè, soprattutto utilizzata a livello di movimento, no? Perché magari adesso nel contesto attuale, cioè, viene semplice collegare il femminismo postcoloniale alle lotte contro la sicurezza, eccetera, eccetera, e come le politiche migratorie, le guerre delle migrazioni. Però mi chiedevo, non so, negli anni 90, quando se ne è iniziato a parlare in Italia, come questa cosa è stata portata avanti a livello di movimento? A livello, scusa, no, di movimento. Ah sì, allora, no, provo a raccogliere idee, nel senso che da un lato la... Correggimi se sbaglio. No, la traduzione... Allora, a livello teorico i testi arrivano sì, anni 90, 2000, poi Meltemi diventa completamente che si... Se si accava, comunque che sceglie di... tradurre tante cose, in Brevolte ne ha tradotte altre, e c'è sicuramente un'importazione tipo anche accademico, appunto Mezzadre, Sebastian Stadius, quindi contenuti postcoloniali non solo prettamente femministi, comunque arrivano sì in questa fase. Arrivano tanto in Italia, per esempio, più che in Francia, dove ancora tantissima roba non è mai stata tradotta, e sono proprio questi gli anni, negli ultimi due anni sento che stanno organizzando seminari, dibattiti, conferenze, si comincia a fare tradurre la critica della giornata, stanno messi male. E ora tu dici come invece il femminismo postcoloniale permea o abita o entra nel movimento. Intanto detto, il femminismo postcoloniale nel momento non esiste come tale, cioè io non so, non conosco collettivi di femministe postcoloniali. Poi c'è una sensibilità che è maturata nel corso degli ultimi 10 anni, ma intorno nel movimento e sempre poi a partire da battaglie concrete, cioè penso, non so, i movimenti nocie, allora lì dentro diciamo, si sviluppa un discorso che ovviamente prende in considerazione le politiche migratorie, le aberrazioni dei CIE e in particolare la questione delle donne all'interno di quei contesti, e allora in questa intersezione, quindi di femminile, migrazione, spazi, diciamo, stato di eccezione, di spazi inarrivabili e impenetrabili, allora lì l'articolazione di una protesta non ci inevitabilmente diventa qualcosa che sa di femminismo postcoloniale, cioè nella solidarietà che donne italiane di varia provenienza esprimono nei confronti di donne deportate all'interno dei CIE, stuprate all'interno dei CIE, impatriate brutalmente, allora lì puoi dire c'è qualcosa di femminismo postcoloniale dentro. Così come guardi poi il movimento invece come Snok e dici non c'è qualcosa di molto postcoloniale lì dentro. E però, neanche di femminista. Beh, neanche di femminista, diciamo a livello performativo c'è, cioè, di femminista perché ci si chiama, però no, e allora però chi risponde a Snok dicendo no, appunto, ma voi di chi parlate? Cioè chi sono queste, chi rappresentate, che donne avete in mente? Di nuovo, quali modelli normativi di felicità della donna non sfruttata, non mignotta, non nera, non so, non cosa? Allora, voi avete in mente un modello molto prescrittivo e normativo, e noi vi contestiamo perché invece non tenete conto di tutto un altro mondo di donne che la pensano diversamente, diciamo così. Allora, in quella dinamica ci sono dei germi di postcoloniale che attecchiscono. Quindi non sto dicendo che la situazione è nera o che questi temi non abbiano ricezione da parte di realtà di movimento, però ecco, che esista qualcosa come un femminismo postcoloniale italiano, di nuovo, se non in accademia, dove ci sono delle femministe che si occupano di studi postcoloniali, mi viene difficile reperirlo in carne e ossa, però non è un problema solo italiano. Cioè non c'è in America, non c'è neanche in Italia. Forse però non è neanche questo problema. No, appunto. E però esiste una, cioè se la domanda è se il femminismo postcoloniale in Italia, no. E se è maturata una sensibilità nell'arco di questi ultimi anni, sì. E ti ho detto, però a partire sì, da una congiuntura di cose, perché è chiaro che il fatto che si traducono dei testi vuol dire banalmente che sono disponibili, si presentano, se ne parla, c'è un'attenzione, quindi quella roba arriva. Al tempo stesso poi spesso è la politica, è quello che succede, no? Che ispira delle riflessioni, che consente di prendere posizione, di posizionarsi, esprimere una sensibilità femminista in postcoloniale insieme. Okay. Faccio io le domande. Ma questa cosa delle criticità, no, a parte non so chi, ma qualcuno li ha letti questi testi?
No, voi. No, ma è solo perché magari vi davo per sì. Un po' per scontati. Magari la roba mi interessa solo a me. Cioè io sono più parte di questo qua. C'era l'allegato. Però c'è il PDF. Vabbè, ma non è solo. Cioè non volevo. No, no, no. Non capiamo se non arriva. In che rapporto sta questa definizione della felicità, quindi poi questo archivio delle infelicità, invece con un altro concetto che c'è molto caro, e che è quello della interpretazione deleuziana della gioia di Spinoza. Cioè nel senso, io ci dico quello che ci ho visto io, nel senso che siccome questo lato performativo da una parte normativo della felicità dall'altra, comunque come dicevo nella mia introduzione, secondo me instaura una teleologia, una escatologia, si articola in un tempo e poi, come dire, rinsalda i ruoli. Una casa felice è una casa in cui ognuno fa quello che deve fare, perché quella invece la gioia, per come ce l'hanno spiegata, è un'irruzione molto puntuale, temporanea, che arriva e esprime una forza, cioè, o quantomeno una potenza. Una potenza. Diciamo, io credo che dal punto di vista di Ahmed, lei se la prende, però insomma, contesta anche la linea spinoziana deresiana che entra poi al cosiddetto neovitalismo contemporaneo all'interno del panorama filosofico. Sì. E quindi poi polemizza anche con Braidotti, appunto, quindi sì, con tutte quelle pensatrici, ma anche tutti quei pensatori che fanno dell'affermazionismo, della positività, della potenza un valore. Perché in qualche modo ritiene che ci sia bisogno anche di riappropriarsi del negativo. Quindi il discorso, giustamente tu dici, la gioia può essere un'irruzione, un'affermazione, un elemento puntuale rispetto invece alla felicità che possiamo concepire come qualcosa di più statico, come un disegnino in cui si tratta di aderire ad un modello preconfezionato e bisogna avere sempre qualcosa di potenzialmente più mobile, quindi qualcosa che ha la capacità di trasformare, di rompere. Ecco, Ahmed mi sembra che questa distinzione non la faccia, nel senso che poi nella sua, nel dire io sto dalla parte dell'infelicità, mi sembra che metta dall'altro lato la gioia e la felicità insieme. L'idea è che la politica rivoluzionaria non deve essere infelice, ma si muove a fianco dell'infelicità, non perché debba erigere altari all'infelicità, cioè non sta per una causa di un suicidio di massa oppure appunto della depressione cosmica. L'idea è rimanere in ascolto dell'infelicità, cioè concedersi il lusso o fare lo sforzo di essere infelici, perché tutte le figure che prende in considerazione, cioè l'immigrante, la femminista, l'idea dell'essere guastafeste, cioè significa voler cambiare le cose, quindi banalmente cambiare le cose significa guastare la festa, se questa è la festa. E allora articolare una politica rivoluzionaria non può che stare dalla parte dei guastafeste e non degli infelici, perché veramente non è parte degli infelici, il punto è restare in prossimità con una comprensione dell'infelicità, cioè saper pensare all'infelicità per distruggere, liquidare invece la felicità che ci viene imposta e che poi è quella che non consente di immaginare altro. L'idea più che infelicità è quella di essere inappropriati, se vuoi, perché poi la sua infelicità non è appunto rattristatevi e piangere tutti insieme, è siate inappropriatamente felici. E però essere inappropriatamente felici significa inappropriati rispetto a cosa? Rispetto a questo contesto. E si tratta di trasformare questo contesto. Ora, secondo me, dal punto di vista di Apple, la distinzione tra gioia e felicità non la fa perché ne mette tutti nella stessa barca. Io ti dico che c'è anche un grosso dibattito politico sul tema del negativo che non ha a che fare immediatamente con felicità e infelicità, però c'è un ritorno da Zizek, passando per altri anche autori anglosassoni, sul tema della negativity o unemployed negativity, cioè una negatività non impiegata, per distinguere dalla negatività iriana, che è la fonte per tutti gli ultimi, non so perché. Però insomma, e questo filone della negatività si afferma in chiave antiteresiana, quindi cioè, sì. E però io riconosco
diciamo, se vuoi, forse il fraintendimento è pensare che la possibilità, la capacità trasformativa stia dal lato del negativo, cioè che il negativo del trasforma, come se l'affermazione, quindi il vitalismo, la gioia, la potenza che diventa atto, aggiungono ma non trasformano. E però questa è chiaramente una spaccatura paradigmatica della filosofia dell'ultimo secolo, cioè se uno invece direbbe che no, che il negativo è sempre reattivo, che non è mai un differite autentico. Se non ci sono altre domande vorrei fare un piccolo spot, se è possibile. Allora, in conclusione di questo incontro, io mi chiamo Dani e faccio parte di un gruppo che è una rete di associazioni, il gruppo si chiama Migrabo LGBT. Migrabo LGBT. Tra di noi ci sono anche rappresentanti di Avvocato di Strada, Socos, eccetera. E per quale motivo questo spot? Perché è il 24 novembre, che è sabato, alle ore 19, è in Sala Silenzium, nel quartiere San Vitale, quindi Vicolo Bolognetti 2, e abbiamo organizzato una conferenza con una rappresentanza di un gruppo di ragazze lesbiche, bisessuali, queer, oppure che non si identificano come tali, che provengono dal Camerun e che vivono tra Italia, Francia e Belgio. È la prima loro uscita ufficiale, quindi ho pensato di parlarne qui perché magari a molti di voi potrebbe interessare farne parte. Ci sarà anche Renato Busarello, che tutti voi, immagino, conosciate. E appunto, quindi, se volete avere altre informazioni, sono qui a vostra disposizione. Va bene. Così, non c'è altro, io direi. Vi ringraziamo. Il prossimo incontro è mercoledì prossimo. Chi ha dei problemi che non piace vedermi, se viene da me me lo dice così, me ne sento in controllo, perché ci sono dei problemi per le aule, ogni volta sui laboratori che sono prima degli incontri, quindi leggiamo testa, cioè ci consigliano di comunicare la sala, grande dato.